Ispica non è seconda a nessuno, neanche alla città di Venezia, così come il sud non è secondo al nord Italia. E quanto afferma il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, che si vede scavalcare dal governo nazionale riguardo la priorità nei soccorsi alle città vittime di calamità naturali. A Venezia una pericolosissima ed eccezionale marea ha fatto letteralmente allagare Piazza San Marco e non solo. Ad Ispica, così come è stato su tutta la fascia costiera a fine dello scorso mese, un violento nubifragio ha fatto registrare danni enormi in diverse zone cittadine. In molti ricorderanno quanto accaduto in Cava Mortilla, letteralmente sprofondata sotto la furia del nubifragio. Per il sindaco di Ispica, il governo starebbe valutando i due casi applicando due pesi e due misure differenti. Per questo, proprio ieri, il primo cittadino Muraglie ha scritto non solo al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ma anche al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, così come ha già fatto con il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Nella missiva, Muraglie, pur manifestando solidarietà ai cittadini di Venezia, chiede lo stesso interesse da parte del governo nazionale anche per quanto accaduto recentemente ad Ispica, dove attualmente non è stato neanche riconosciuto lo stato di emergenza. Noi chiediamo interventi urgenti, noi chiediamo immediatamente che venga riconosciuto lo stato di emergenza per quanto è accaduto ad Ispica e nella Sicilia orientale. Noi chiediamo di non passare, di non essere messi in secondo piano rispetto al nord, così come è accaduto in passato per altri fatti. Noi chiediamo pari dignità per il nostro territorio, così come è necessario che gli aiuti, le risorse finanziarie vengano stanziate nell'arco di tempo, nel più breve tempo possibile, per consentire alle nostre imprese, alle nostre aziende di ripartire. Ecco, così come si stanziano già le prime risorse finanziarie, i primi milioni di euro per Venezia, che lo si faccia anche per Ispica e che lo si faccia anche per la Sicilia.